E mi preme allora a questo punto intanto forse segnalare che questo stretto orizzonte del dato biologico e dell'atto umano, in qualche modo a dire l'oggettività della scienza e dall'altra parte la libertà, la autodeterminazione, probabilmente meriterebbe invece l'aggiunta del potere tecnologico, del potere della tecnologia e ciò come incide sia sul dato biologico, penso alle neuroscienze, sia anche sull'atto umano, perché l'atto umano è fortemente connotato anche per la sfera deterministica di quella che appunto è l'evoluzione tecnologica, che cose che ieri erano impensabili oggi viceversa lo sono. E allora ritengo brevemente di provare a tracciare l'itinerario per cui si arriva alla legge sul fine vita e probabilmente si arriva anche all'ordinanza, perché condivido che c'è un passaggio nella legge sul fine vita che oggettivamente in qualche modo fa indicare alla Corte che qualche cosa non è così logico in quella legge. I casi che hanno un po' diviso anche l'opinione pubblica italiana sono piuttosto chiari nella mente di tutti. Il caso Englaro, abbiamo qui anche protagonisti di quella stagione, aveva due caratteristiche: di avere un paziente che non aveva nessuna possibilità di esprimere il suo consenso all'eventuale interruzione di un trattamento sanitario, e dall'altro lato avevamo anche la idea che i trattamenti sanitari potessero comprendere anche l'idratazione e l'alimentazione. Questo era un po' il cuore di quella decisione, poi che arriva fino alla Cassazione. Il Presidente, gliel'ho ricordato diciamo andando via, è una sezione prima, non è una sezione unite, tant'è che poi c'è stata una terza sezione che viceversa su un altro caso, su tutto il tema invece del consenso informato, ha direi deciso in maniera diversa. E in quella decisione il tema di fondo era: siamo tutti liberi di poter rifiutare una cura in entrata, ci viene proposta la libertà intangibile, il diritto in questo caso fa un passo indietro, o meglio il diritto tutela quella libertà. E quindi in tutti quei casi noi abbiamo atti che forse anche moralmente non ci sembrano coerenti, come il rifiuto dell'amputazione di un arto minimo, che tuttavia è liberamente rifiutabile, tanto da arrivare alla cancrena e poi magari anche all'esito finale. E su questo è un punto intangibile su cui direi c'è un accordo completo. Più complessa è invece la vicenda quando il trattamento già è in atto, in corso, perché lì quel presidio implica che l'interruzione necessariamente coinvolga altri soggetti. E allora qui si apre il tema su chi interrompe quel trattamento, che in qualche modo è un trattamento salvavita, perché altrimenti la vita si interromperebbe. E qui in quel caso c'era il tutore, che era anche padre, ma agiva ovviamente come tutore, che chiedeva quell'interruzione sulla scorta di cosa? Sulla scorta di un presunto atto di volontà, di scelta, di appunto determinazione del paziente stesso. E qui la ricostruzione, non c'era il biotestamento e quindi è stata fatta attraverso tutta una serie di ricostruzione storica, di testimonianze, ricordi. Potremmo dire oggi, a legge vigente, se un caso del genere si riproponesse, probabilmente non avrebbe lo stesso esito, perché mancherebbe invece il biotestamento. E quindi ci troveremo in una situazione particolarmente complicata, perché oggi l'ordinamento offre uno strumento, e quindi sebbene il tema dell'idratazione e alimentazione sia espressamente previsto che possa essere interrotto, il tema della ricostruzione della volontà di questa autodeterminazione pro futuro, che sarebbe dovuta essere espressa anticipatamente, non lo avremmo questo atto formale. Apro solo una parentesi, tra l'altro poi questa legge deve essere un po' attuata anche sulle formalità. Io adesso mi trovo nel concorso notarile, abbiamo, a un certo punto c'era un caso che aveva a che fare con questa vicenda, e
correggendo le prove scritte ci rendiamo conto che c'è una lacuna, perché il notaio stesso ha una difficoltà a comprendere come ricevere queste dichiarazioni, soprattutto informate, e come informate. Quindi questo lo segnalo, perché altrimenti poi queste leggi rimangono anche un po' appese, e giustamente poi sarà la magistratura a colmare necessariamente quel vuoto. Chiusa parentesi. E quindi in quella vicenda c'era una situazione, potremmo dire ante litteram, di un biotestamento così presunto, che oggi sarebbe dovuto essere scritto, e dall'altra parte c'era la qualificazione dell'alimentazione e idratazione somministrata attraverso un sondino nasogastrico come atto trattamento sanitario. Su quella vicenda si sono aperti tanti disegni di legge. Il più importante, che era il disegno di legge Calabrò, portava a rifiutare che l'alimentazione e l'idratazione potesse essere configurata come trattamento sanitario, e quindi, essendo viceversa in quel disegno di legge inteso come una sorta di ausilio umanitario, non poteva inserirsi all'interno del sistema sanitario. E quindi avrebbe poi avuto altre conseguenze laddove si fosse arrivati all'approvazione di quel tipo di legge. Caso Welby, il paziente invece è piena coscienza, è in una situazione sofferente, la dichiarazione di dissenso a quel trattamento era evidente a tutti, tanto acclarato con una lettera al capo dello Stato, quindi non c'era. Il tema di fondo è il passaggio dal rifiuto di una terapia che viene proposta, che nel caso specifico fu, ricordo, mi pare la moglie che nel momento dell'urgenza disse sì, interveniamo, e poi dopo l'insopportabilità di questo respiratore che a un certo punto lo porta a dire fermiamoci. Quel fermiamoci coinvolge un terzo, e quel terzo poteva, come è stato, essere in qualche modo incasellato nella vicenda dell'articolo 580 del codice penale. Rientriamo esattamente dopo, e lì la sentenza è un po' particolare, molti di voi la ricordano: il reato viene configurato, però si esclude la punibilità in quanto era dovere di quel anestesista corrispondere al diritto del paziente di interrompere la cura costituzionalmente tutelata, e quindi c'era questa arcata di un diritto attuato attraverso un altro soggetto che aveva dovere in forza di quel diritto, e quindi questo portava a dire astrattamente è configurabile il reato, ma nel concreto non si può punire, perché quell'adempimento era l'unico strumento che poteva far espandere pienamente quel diritto all'autodeterminazione previsto dalla Carta Costituzionale. Anche su questa seconda vicenda la legge 219 mette un punto fermo, perché tratta, potrei dire in modo equivalente, tanto il rifiuto quanto la richiesta interruttiva. È interessante, perché significa che da un punto di vista dei diritti del paziente sono posti pragmaticamente nella stessa dimensione, anche forse per un'esigenza molto pratica, perché è stato detto, e questo anche dai bioeticisti, facciamo attenzione che se non li trattiamo allo stesso modo potrebbe esserci qualcuno che chiede immediatamente di non attivare un presidio salvavita, che invece potrebbe rivelarsi transitorio in senso positivo, nel senso che poi invece si riprende e non ne ha più bisogno, ma proprio nel dubbio, nell'incertezza di poter rimanere, scusatemi l'espressione, attaccata al respiratore, a questo punto potrebbe rifiutare sul nascere se non ci fosse questa libertà di interromperlo successivamente. E quindi qui c'è anche tutto un dibattito nella bioetica molto interessante, che ha portato anche a rivedere la vicenda del caso Welby. In quel momento fu fortemente divisiva, oggi probabilmente lo sarebbe molto meno, anche nell'ambito di valori diversi, istanze diverse, perché la percezione è che lì eravamo davanti a un livello di insopportabilità tale che il trattare quell'atto interruttivo come se fosse altro rispetto a quel rifiuto iniziale oggettivamente avrebbe in qualche modo conculcato quel diritto. Questo è un passaggio interessante, perché la legge sostanzialmente le risolve.